Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Inizia un nuovo weekend e si prospetta davvero wow, perché è un programma coi fiocchi. Infatti adesso nell'ordine sono in ritardo, ma sto andando a Monza per tagliarmi i capelli. Sì, un pochino, infatti per quello sono qua su. Ma andiamo a sistemarli subito, poi ci si ferma magari per un po' di shopping. Andiamo a vedere che cosa offrono di nuovo i negozi e poi farò tanti video. Quindi una giornata perfetta, ma nell'ordine dicevo sono in ritardo perché dovrei essere lì tra 10 minuti, ma non ho ancora fatto colazione. Mangio velocemente il mio pane tostato col burro d'arachidi, un classico tutte le mattine, ingurgito praticamente la colazione, ma non riesco ad essere puntuale. Ci vediamo dopo il taglio dei capelli. A tra poco! Ho tagliato un sacco, per una volta ho fatto fare al parrucchiere quello che voleva e sono troppo felice, guardate qua che roba, si è divertito un sacco, tra l'altro mi ha fatto un massaggio di quelli, sono rilassatissima. Adesso diretto a Monza, che mi piace tanto, e andiamo a fare un po' di shopping. Tra l'altro confesso che ho già fatto un po' di shopping e mi sono fatta convincere ad acquistare delle cosine. Dopo vi faccio vedere tutto. Possiamo prenderci un attimo per ammirare questo taglio? Cioè, io sono felicissima, non so come esprimere tutta la mia gioia. Anche perché sono bellissimi, il taglio è bellissimo, lo sto adorando tantissimo. E poi posso dirvelo? Ho trovato il mio parrucchiere di fiducia. È la terza volta ormai che vado a tagliare i capelli nel salone Ponte dei Leoni by Nashi e ho il mio parrucchiere preferito. C'è un solo ragazzo lì ed è favoloso. Come lavora lui, solo i parrucchieri di alta moda. Quelli che avevo provato su qualche evento molto luxury. Comunque mi ha coccolato davvero tantissimo, è proprio bravo. Mi ha fatto anche il massaggio alla testa e mi sono proprio rilassata. E se vi dico che quel posto lì è una coccola vera, è la verità. E mi sento di dirvelo che se siete di Monza o della provincia andateci, perché è veramente una meraviglia quel posto. Profumi, caffè, coccole, gente simpatica e gentile e soprattutto professionisti, perché anche l'altra volta, la volta precedente, la seconda, mi ha tagliato i capelli una ragazza e non il ragazzo e comunque sono rimasta super contenta del lavoro fatto. Dopodiché, come avete potuto vedere, sono andata a fare un giro per Monza perché c'è una giornata veramente splendida fuori. E mi sono fatta un giro per i negozi. Sono entrata da Zara, ma non ho acquistato niente da lì. Perché sono entrata vedendo delle cose in vetrina che mi piacevano, ma poi dentro non ho trovato niente di che. Non mi sono fatta tentare da niente se non un paio di jeans mom style con un po' di strappi, ma che alla fine non ho preso perché ho già tipo tre paio di jeans, compresi quelli che sto indossando, di questo colore qua, quindi lavaggio chiaro, e mi sono detta sì, non ho un jeans mom style, colore jeans lavaggio chiaro, ma ho altri jeans in quel colore là e in realtà sarebbe solo un capriccio e non una vera necessità, per cui non li ho presi, anche se forse succederà che tornerò per prenderli. Oggi non smetterò mai di toccarmi i capelli, anche se cerco di non farlo perché sennò poi li rovino. Se sentite del casino, c'è un bravo ragazzo in cucina, il fidanzato di mia sorella, che sta lavando i piatti. Ma dove li trovi quelli come lui? Dove si trovano? Io non lo so. Cioè, è proprio un angelo. Adesso però, come promesso, vediamo tutto lo shopping, perché non mi sono fatta tentare da Zara, ma ho trovato altre cosine bellissime in altri negozi.
Partiamo però da Nashi, perché quello ve l'ho svelato subito che avevo comprato qualche cosina. E a parte i campioncini che proveremo e vi dirò come sono, anche perché i loro prodotti sono tutti veramente spettacolari, sono buonissimi, profumo wow, qualità davvero ottima. Mi hanno regalato questo body cream e shower oil, perché anche il corpo ha bisogno di coccole, non solo i capelli. Poi io mi sono fatta tentare da un'altra cosa che era lì esposta e ho preso questo lip balm, lip care per la precisione, trattamento di bellezza per tutti i tipi di pelle. Questo qua mi serviva perché ho finito, incredibile, ma ho finito il mio burro cacao e anche se ho altri tipo lip gloss non ho un burro cacao idratante. Poi mi sono fatta tentare da una cosa che ha utilizzato il parrucchiere per lavarmi i capelli ed è questo thickening shampoo, quindi shampoo per capelli più folti e forti dalla radice. Ho adorato proprio la sensazione al tatto dopo il lavaggio e durante il lavaggio. Il profumo poi non ne parliamo, è buonissimo ed è uno shampoo volumizzante. Lo voglio provare, ovviamente costicchia, però mi sono detta facciamo un investimento per me e per mia sorella, visto che sta arrivando la primavera, almeno da avere quella coccola una volta alla settimana. Magari non è proprio da utilizzare tutti i giorni, o meglio dire non per tutti i lavaggi, ma un lavaggio a settimana ce lo possiamo concedere e così avere un effetto nel tempo, quindi usarlo un po' come un trattamento speciale, una coccola della domenica per i capelli. Vi dirò poi come mi trovo, perché a primo impatto sono veramente super contenta e guardate, sono lucidissimi, brillano proprio, sono bellissimi. Ho già condiviso tipo il taglio su Instagram e stanno tutti un po' impazzendo, anche perché non si nota adesso, ma io gli ho lasciato proprio libertà quasi assoluta. Gli ho solo detto di non tagliare troppo, nel senso prima ce li avevo tipo fino a qua e gli ho detto di tagliare tanto così, ma poi da lì gli ho lasciato un po' libertà in quello che voleva fare. Gli ho anche detto che avrei voluto dargli un po' di forma qua davanti, ma poi lui si è divertito e quindi ha fatto una leggera scalatura in un modo che non avevo mai visto fare. E qua davanti sembrano veramente corti. E adesso troverò un ciuffettino, guardate questo! Anche perché quando gli ho detto tagliamo, perché sono rovinati, lui per ridere me li ha tipo messi così dietro e fa così. Gli ho detto no, magari la prossima volta. E credo che lui mi abbia fatto quelle ciocche un pochino più corte per farmi vedere come sto coi capelli più corti. E lo so che adesso c'è tipo un'ondata di tutte coi capelli corti. Io sto accarezzando l'idea da un po' di tempo ormai, ma non mi sto convincendo. Però devo ammettere che mi piace un sacco. Anche perché i capelli così sbarazzini mi fanno sentire più leggera. E comunque sulle lunghezze abbiamo mantenuto comunque una buona lunghezza, non ha esagerato troppo, però ecco, gli ha dato un po' di movimento per la primavera. Poi cos'altro ho comprato? Vi faccio vedere tutto subito. Sono entrata da H&M, ma anche lì le cose che mi piacevano di più erano tutte fucsia. E non posso, veramente non posso introdurre un'altra cosa fucsia nell'armadio, anche perché poi finisce che mi stanco, quindi mi sono detta no, frenati, perché abbiamo il top, abbiamo un cardigan cropped e abbiamo un abito, quindi pantalone e giacca, non possiamo più mettere cose fucsia nell'armadio, per cui basta. E tutto il resto non mi convinceva troppo, allora mi sono soffermata su queste due cosine molto molto basic e sono due t-shirt larghe, stile molto casual, ma perfette per primavera, estate. Queste sono delle cosine basic che servono sempre nell'armadio e
Io non ne ho più perché quelle dell'estate scorsa le ho consumate perché le indosso veramente tanto e quindi le ho comprate. Ho preso questa qua bianca, molto molto plain, molto basic, e poi una seconda a righine che mi piaceva. Non lo so perché ha attirato la mia attenzione e l'ho presa. Sono tutte e due in cotone, costano veramente poco, costano 8 euro l'una. E poi avevo anche due sconti da 3 euro e quindi ho pagato in totale 10 euro due magliette. Tra l'altro, se non avete il profilo su H&M, fatevelo perché conviene. Ci sono sempre un sacco di sconti, si accumulano i punti e quindi conviene davvero. Poi vi devo dire questo: mi sono fermata e sono entrata dentro un negozio dove non andavo da un sacco di tempo e dove non mi ricordo di aver mai comprato qualcosa. Sono andata da Benetton e vi devo dire, mi sono innamorata di un sacco di cosine primaverili, però ecco, oggi non ero proprio nel mood di spendere tanto per cose che mi piacciono solo esteticamente. O forse non mi hanno convinto completamente, perché poi adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Ci sono ancora un po' di saldi in giro. E quindi ho comprato questo gilettino qua. È un gilettino molto molto basic, però è caldo. È in lana, adesso vi dico le percentuali come da mia abitudine. Abbiamo 70% di lana, 20% di poliamida, come si pronuncia? E poi 10% di cashmere, quindi in totale 80% di lana. E questo in realtà è un pezzo perfetto anche per la primavera, anche se era nella collezione invernale, io lo voglio sfruttare in primavera perché voglio iniziare a mettere appunto queste magliettine qua, però sopra serve sempre un pezzo un pochino più caldo perché sennò si ha freddo. Oppure sopra le camicine, adesso facciamo un po' di styling insieme. E poi, ragazzi, ho trovato una cosa, era l'ultimo pezzo ed era nella mia taglia. Non succede mai. E non potevo lasciarlo lì perché l'ho indossato e mi sono innamorata. Guardate qua. Ho preso un cappotto in lana di questo colore qua, bellissimo. Cos'è? Carta da zucchero? È un azzurrino veramente stupendo. È lungo. Adesso ve lo faccio vedere per intero, però è veramente meraviglioso. Mi sono veramente innamorata e guardate qua. Mi dona veramente tantissimo questo colore. Cioè, proprio l'ho indossato e ho detto: tu vai veramente troppo bene insieme al mio nuovo taglio e insieme a questa nuova personalità che abbiamo tirato fuori. E non riesco a smettere di guardarmi. È bellissimo, è veramente stupendo. È lungo, però perfetto anche perché guardate qua sulle maniche, è ben proporzionato e null'altro da aggiungere. È la perfezione. E sono veramente contenta di averlo trovato, anche perché era super scontato e abbiamo 70% di lana e 30% di poliestere. Onesto, perfetto per la primavera. È veramente leggerino, però lungo, per cui si possono indossare anche capi un pochino più leggeri sotto. E guardate un po', sta bene anche col fucsia. Ho sempre adorato la combinazione blu, rosa, blu, fucsia. Mi piace un sacco e sono super contenta. Questi sono gli acquisti. Adesso mi metto a fare un po' di reel, altri contenuti per Instagram e ci vediamo magari un pochino più tardi quando mi preparo per uscire perché stasera sono fuori con la mia Marci. A tra poco. Eccomi di nuovo qua, sono pronta per uscire. Vi voglio far vedere l'outfit e poi vi saluto per oggi. Allora, abbiamo i pantaloni fucsia e sopra invece un top nero, sobrio davanti e un pochino più interessante dietro. Il davanti è proprio un po' tipo a pieghettine, non si vede tanto bene.
Adesso provo a farvi vedere. C'è questo gioco qua di tessuto, però molto molto carino. E sopra, per non morire di freddo, indosserò un cardigan cropped in lana. E direi che l'outfit è pronto. Ah, così non ci facciamo ancora ingannare dal tempo che sembra primavera, perché non lo è. Pensavo che avrei messo i tacchi, ma alla fine ho deciso di non farlo e metterò gli anfibi, così sono comoda e non sono too much, anche se non c'è nulla di sbagliato, ma alla fine è una serata tra amiche, per cui ci stanno bene anche gli anfibi. E l'outfit è pronto, io pure. Ci vediamo domani, credo. Ma se non fosse così, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Chissà. Vediamo che sorprese ci riserva domani. Intanto vi bacio e a tra poco.